Allora Daniele, siamo dentro una mostra che parla di architettura. Il tema primo da affrontare è il valore del progetto dell'architettura per la città dentro una visione complessiva. Certo, certo. È molto importante secondo me questa occasione per far capire, per spiegare alla città, specialmente oggi in questi, di questi tempi, l'importanza di una mostra di architettura. Insegna alla città, e non solo alla città, ma anche a chi la governa, a chi sostanzialmente ha il potere di decidere, capire e offrire la possibilità di porre sul tavolo delle visioni per una città del futuro, quindi sapere, immaginare e proporre come dovrà essere questa città fra 10, 20, 30 anni, quindi è un'occasione davvero unica, direi. La mostra parla del rapporto tra periferie e città, della importanza di ricucire gli spazi pubblici, ma anche di ricongiungere il sistema del patrimonio storico. La contemporaneità ha bisogno della storia, ma anche la storia ha bisogno della contemporaneità, e forse da questo punto di vista l'architettura è la risposta a questo scambio. Sì, 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 direi di sì. E che l'università si occupi e proponga lavori anche di studenti, comunque di giovani architetti che hanno affrontato questo tema e lo affrontano con metodo, diventa particolarmente significativo perché offre innanzitutto un'idea di partecipazione e di proposta, ma anche la possibilità di studiare diverse situazioni a confronto e dare suggestioni anche sull'ipotesi di poter utilizzare spazi che la progettazione, diciamo, normale, ordinaria, professionista, non, magari non individua, insomma. Quindi ipotesi anche, io ho visto anteprima della pubblicazione, quindi i progetti, ci sono delle soluzioni che possono essere, come dire, più o meno condivise nelle soluzioni, ma senz'altro sono assolutamente interessanti perché pongono delle visioni, delle prospettive, direi poco visitate nel tempo. Cioè, io ricordo forse l'ultima delle ipotesi che sono venute avanti sono quelle della città latente, di Canali. Sì. Sì, lo sforzo era quello di fare un ragionamento dove l'architettura della città veniva registrata nel suo insieme, e devo dire questa sequenza di progetti che nel tempo abbiamo articolato in maniera coordinata ci ha consentito di fare questo tipo di lavoro con una mobilitazione collettiva molto, molto importante. Hai parlato di partecipazione e di condivisione ed è una questione ovviamente importantissima. In mostra noi abbiamo messo delle foto in bianco e nero dell'esistente, un rendering a colori per far capire subito a chi partecipa quali sono gli scenari possibili, però abbiamo pensato anche a questa stanza della condivisione, che è il luogo dove il visitatore, il cittadino può entrare nel merito e esprimere il suo punto di vista. Il tema della partecipazione è una questione ormai, come dire, indispensabili nelle città. Assolutamente sì, perché io direi che la città ha bisogno proprio in questo periodo di essere considerata qualcosa di più che una costruzione d'architettura, che non l'insieme di fabbricati o di spazi, che peraltro già è estremamente significativo per definire la qualità di ambiti e di parti di città o della città stessa, ma quello che probabilmente, anzi sicuramente dal mio punto di vista, abbiamo perso è l'idea di una città come costruzione sociale. Certo. E quindi l'idea di offrire dei progetti che possono essere non solo la suggestione di soluzioni urbane, architettoniche, ma strumenti per costruire un progetto appunto sociale, diventa una questione fondamentale. La partecipazione è uno dei fenomeni e degli effetti, elementi che devono essere da subito considerati. Quindi
Certamente sì. I romani dicevano la urb, la lurbs, cioè la città delle pietre, la civitas, che è la città delle persone, no? E c'era questo incrocio di sovrapposizione, di complementarietà, che speriamo la mostra possa in un qualche modo stimolare e incentivare. Direi di sì, perché a quello ci aggiungerei anche la polis. Ah, certo. La urbis, la polis e la civitas, perché sono poi quei tre elementi, le tre anime della città, che devono essere rimesse completamente in connessione. Quando prima dicevo è un fenomeno che ci siamo persi, un effetto che ci siamo persi, è che in questi ultimi decenni ci siamo abituati purtroppo a considerare queste tre anime indipendenti, una distaccata dall'altra, e non siamo mai riusciti a riconnettere gli effetti in un tema complementare. E questo è un grosso peccato. La necessità è proprio questa, quella di ritornare a far, come dire, ruotare i tre elementi intorno a un concetto unico. Bene, dai, con questo tentativo di ricomposizione delle anime della città chiudiamo la passeggiata fatta con Daniele Pezzali. Grazie mille, Daniele, ci vediamo in mostra. Bene, grazie.